Ciao a tutti e ben trovati. Mettetevi pure comodi perché sarà un po' lunga, io non faccio gli spot pubblicitari, non li so fare. L'invito è quello di non ascoltare solo il singolo ma magari tutto l'LP, lato A, lato B. Poi se non avete tempo ve lo potrete vedere a puntate durante il corso di tutta la campagna elettorale. Beh, che dire, io sto con il potere al popolo, mi sembra questa una banalità, quasi un'oppietà, quindi cerco di spiegare le motivazioni per rendere il tutto, spero, un po' più interessante. Di solito prendo sempre, come posso dire, spunto dai maestri, dalle parole dei maestri, cerco di imparare. Questa volta, in questo caso, prendo in prestito le parole del maestro di tutti i maestri, che è Woody Guthrie. Woody Guthrie diceva: quando il mio popolo avanza, io avanzo con lui, quando il mio popolo indietreggia, io indietreggio. Ebbene, è stato così per tutta la vita. Il problema si pone quando quel popolo sguassa nel fango della palude, come è successo per tanto tempo anche qui da noi, ma finalmente una parte di quel popolo ha deciso di uscire fuori dalla palude, di costituirsi addirittura in una carovana e finalmente riprendere quel viaggio accanto, a fianco a tante altre carovane che noi avevamo visto quando eravamo nella palude, lontane, che passavano, e le meravigliose, le grandi carovane degli francesi, degli indomabili di Mellencamp, ma anche quelle inglesi di Corbyn, di Podemos in Spagna, le meravigliose veramente carovane della rivoluzione cittadina di Correa, quelle degli zapatisti, ma insomma tante tante altre carovane. Quindi finalmente si va, si riprende il cammino, dove? Verso il futuro. Ecco che torna finalmente questa parola, perché quando non c'è il futuro, noi lo sappiamo bene, c'è sempre e solo il fascismo. Si apre quindi un'altra stagione, ci si rimette con potere al popolo, ci si rimette in cammino, la lunga marcia continua. Però io vi chiedo uno sforzo, io lo so, magari noi guardiamo le cose, ma poi non è, no, ci sforziamo di vederle. Ecco, un po' come quando Pasolini, a proposito di Madre Teresa di Calcutta, lui diceva: lei è una che vede. Ecco, allora direi di vedere meglio potere al popolo. Potere al popolo, secondo me, non è un programma elettorale, non è un manifesto politico, non è un partito, un movimento, insomma tutte queste categorie un po' banali che ormai non corrispondono più alla realtà. È qualche cosa, ben vedere, è qualche cosa di più. È innanzitutto una chiamata. Ecco, io penso che sia soprattutto una chiamata, perché trasforma quelli che rispondono alla chiamata da elettori in eletti. Perché? Guardiamo bene la composizione, chi è, a chi si rivolge e chi è il potere al popolo, di chi è composto? Dagli ultimi, dagli sfruttati, dagli scartati, dagli esclusi, dai violentati, dagli esodati, dagli esuberi, da tutti coloro, e si rivolge a tutti coloro ai quali è stata tolta, privata, derubata, rapinata la dignità. E quando io dico dignità, voi sapete bene che io mi riferisco sempre a Ernesto Valducci, alla sua classificazione, alla sua definizione, scusate, di dignità. Dignità intesa come diritto alla speranza. Ebbene, il potere al popolo si rivolge a tutti coloro ai quali è stata derubata il diritto alla speranza. Ma direi di andare ancora più a fondo, perché se questa è la composizione, diciamo, sociale di potere al popolo e a chi si rivolge il potere al popolo, c'è una composizione culturale. È quello che dico sempre ormai da decenni. Ebbene, il futuro come si fa? Si fa sempre soltanto attraverso le nostre tradizioni. Ebbene, queste tre tradizioni che io sottolineo sempre da tanto tempo confluiscono come torrenti, come grandi torrenti, in quel fiume che è il potere al popolo, che ci porterà sicuramente verso l'oceano del futuro. Quali sono queste tre tradizioni che possono fare il futuro e quindi la differenza? Un futuro altro, di un paese altro, in un mondo altro, che non è solo più possibile, come si diceva una volta, ma che addirittura è diventato necessario. Quali sono queste tre grandi tradizioni? La tradizione cristiana, umanizzare l'umanità. E questo è il messaggio che ci viene oggi dalla tradizione cristiana. Se vogliamo fare dei nomi, Balducci, Ciotti, Gallo, Zanotelli, Milani, possiamo andare avanti all'infinito. La tradizione socialista,
che passa su quel ponte che è Antonio Gramsci e va verso il comunismo. Ebbene, qua abbiamo finalmente, si allarga la visione, se passa veramente questa tradizione su quel ponte, non più dello Stato partito, ma dello Stato etico. Qui Gramsci torna nel suo massimo splendore, nella sua magnificenza, anzi io penso che Gramsci potrebbe essere anche uno, in quel Virgilio almeno, che possa accompagnarci per un tratto del viaggio, del cammino verso la modernità, l'altra modernità, quella che ha al centro di ogni prospettiva il bene comune. La terza delle tre grandi tradizioni che confluiscono in potere al popolo, eccola qua, è quella delle minoranze, la tradizione delle sinistre eretiche, quella degli anni 70, per dirla con Evangelisti, la tradizione del movimento delle donne, la tradizione oggi che viene a noi, quella dei migranti, che viene ad innaffiare, concimare le nostre radici, a svegliare in noi anche i limiti, la consapevolezza dei limiti delle nostre culture, delle nostre appartenenze, e quindi ci chiama a superarli. E infine, tra le tante tradizioni della minoranza, quella delle subculture. Eccomi qua, le culture della strada, principalmente quella del rock and roll. Non sorridete quando io dico una cosa del genere, non so bene che questo accade, perché? Perché il secolo passato che noi abbiamo alle spalle sarà ricordato nell'eternità come il secolo delle tre grandi rivoluzioni, quella del 17 dei Soviet, quella della teologia della liberazione e quella chiaramente del rock and roll. Che succede, come dico sempre, che quando queste tre grandi tradizioni confluiscono in un unico fiume, si incontrano, dialogano, si confrontano, ecco, quella è la stagione dell'avvento, quella stagione che noi aspettiamo da tanto tanto e lungo tempo, l'avvento di un nuovo umanesimo. Quindi ecco perché io sto con potere al popolo, non potrei e non vorrei stare altrove in un momento in cui, come questo, in cui la carovana riprende il cammino. Adesso c'è questo lato B, qua, adesso io ho detto il perché e chi è anche questo soggetto, o meglio questa carovana nuova che sta partendo. Però qua, nel lato B, io vorrei rivolgermi soprattutto ai miei, come si dice, ai miei compagni, a quelli con i quali, a quella generazione con la quale si è dato l'assalto, con la quale si è dato l'assalto al cielo, poi si è dato l'assalto ai cancelli delle fabbriche, alle aule delle università, si è dato l'assalto alle questure o alle banche, io non c'ero, per carità. Però a forza di assalti, dietro assalti, ci ritroviamo qua nella trincea sepolti vivi. Ci sarà un motivo. Mi rivolgo a questi miei coetanei di assalti perché so bene che lì c'è qualche dubbio a proposito di potere al popolo che non è ancora sanato. C'è questa logica del voto utile, sarà utile o no, se è il 3%, poi dopo se è il 6%, poi occorrerà un 20%, ebbene, tutto questo non ha più senso. Io vi chiedo semplicemente di arrendervi e di lasciare da parte questa vostra calcolatrice, perché da quando voi avrete preso in mano questa calcolatrice vi siete rovinati completamente l'esistenza. Io direi di andare un po' a fondo sulla questione e vederla bene e cercare di sciogliere il nodo di tutti i nodi. Bene, c'è una frase che a me, ma sempre, da mesi e mesi e mesi, per tanto tempo, ma diciamo, non mi ha fatto dormire qualche notte, mi ha fatto meditare a lungo. È una frase di Ray Bradbury, quello scrittore di fantascienza, che dice in sostanza: intanto lanciati nel vuoto, ti costruirai le ali strada facendo. Ebbene, questa non è semplicemente una frase, questo è un motto fatto proprio da tutti coloro, da quelli soprattutto giovani, di successo, che hanno sempre rivendicato di essersi fatti da soli. Quindi una cultura che io ho sempre combattuto, osteggiato in tutti i modi. Però questa, dentro questa frase ho trovato sempre una sorta di guanto, di sfida, una verità. E allora alla fine mi sono un po' arreso a questa verità. Qual è? È semplice, perché una cosa abbia valore occorre scommettere. Ecco, senza scommessa, secondo me, non c'è il rischio dell'esistenza. Ecco, perché io penso che l'esistenza presuppone sempre un mettere in gioco. A volte mettere in gioco, scommettere anche la propria vita. Noi veniamo da quella
da quelli immaginati, dalla resistenza. Poi ci fu una generazione che mise a rischio la propria, come si dice, la propria vita, perché era quello il momento. Ecco, l'esistenza, io penso che l'esistenza non è avara, perché è proprio questo rischio che dà senso poi alle decisioni, a quelle decisioni che creano i valori. Se si rischia molto per qualche cosa, allora vuol dire che questa cosa vale molto. Ecco, allora, e sta qui il nodo di tutti noi, sta qui la differenza vera di potere al popolo con tutto quello che noi abbiamo conosciuto negli ultimi tempi, anche le tante delusioni, le tante sconfitte, i tanti entusiasmi, eccetera, eccetera. Qua è un'altra cosa, qua c'è una profonda differenza su tutto questo. E la differenza noi sappiamo che è l'antidoto al male di tutti i mali, di tutti i fascismi, che è l'indifferenza. Perché se c'è tanta indifferenza oggi in questo paese è perché c'è poca differenza. E questa è la differenza del potere al popolo, perché noi sappiamo bene che ormai ovunque, da tanto, troppo e lungo tempo, in tutto l'Occidente, ma anche in questo paese, ormai tutti s'aspettano che qualcuno costruisca delle ali per loro, poi una volta collaudate queste ali, decidono di saltare nel cosiddetto vuoto, che il vuoto è semplicemente il futuro, che ancora è vuoto e magari spaventa, e si tratta appunto di riempirlo. Ebbene, rivolgendomi soprattutto ai miei coetanei di assalti, come ho detto prima, adesso non c'è assolutamente niente, nessuno costruisce delle ali o costruirà delle ali per noi, non c'è nessun partito, non c'è nessuna organizzazione che potrà coprire le spalle dell'avanzata, ma non c'è neanche un Naso Rosa, un Lucio Magri, un Toni Negri, un Bifo, niente di niente di tutto questo, non ci sono neanche i servizi d'ordine che conoscevamo un tempo, i Catan del movimento studentesco o della CGL, non c'è niente di tutto questo, nessuno costruirà o costruisce delle ali per noi, ci siamo solo noi, c'è semplicemente questo popolo. Allora io direi, come posso dire, di meditare a fondo su questa scommessa, su questo rischio, e lasciate perdere una volta per tutte queste calcolatrici che voi vi portate dietro e che vanno rovinando la resistenza, perché in qualche modo, se voi avete il coraggio di rispondere, no, chissà quale questione, ma semplicemente a una canzone, quando il poeta cantava con me, che non riesci più a volare. Ecco, se voi non riuscite più a volare ormai da tanto tempo, è semplicemente perché vi affidate alla vostra calcolatrice, a una vita in calcoli, fatta di calcoli. Qua non si tratta con potere al popolo di fare i calcoli, perché non ci sarà nessuna calcolatrice che potrà farli. Io mi permetto di dirvi tutto questo perché questa storia la conosco, l'ho conosciuta, e non è che l'ho vista al cinema, in un film o addirittura letta in un libro. Io vengo da una storia come questa, vengo da una, non solo da una tradizione operaia, ma da una famiglia operaia. Mio padre cominciò la sua avventura familiare quando io nacqui con un anticipo di 100.000 lire. Lui faceva allora il muratore, il suo datore di lavoro non aveva né casa né auto, niente di niente. Il suo datore di lavoro gli diede un anticipo di 100.000 lire. Allora non si chiamavano datori di lavoro, si chiamavano padroni, anzi da qua in dialetto li chiamavano upadon. Ebbene, mio padre con quelle 100.000 lire diede subito inizio dell'assalto ai suoi due obiettivi principali, che erano allora la casa e i figli a scuola. La sociologia, soprattutto quella del lavoro, inserisce quelli come mio padre in una categoria che si chiama operaio arrivato. Ebbene, questa è una storia che se poi frequentate, conoscete le comunità dei migranti, ovunque la troverete uguale, anche rispetto alla stessa, rispetto agli obiettivi, basta andare da loro e capirete che la storia è la stessa e si ripete. Ebbene, con questi due obiettivi, senza quindi nessuno che costruiva le ali per loro, quelli, insomma, come mio padre, costruirono poi insieme il movimento operaio, più grande d'Europa, e con quello andarono all'assalto veramente della conquista della dignità e portarono un unico periodo di modernità in questo paese. C'è una profonda differenza, che furono avendo reali quelli come mio padre, avevano una grande fiducia
un forte senso di appartenenza a quello che era il loro popolo. E spero che questo senso di appartenenza e questa fiducia tutti voi la possiate ritrovare. Io ho finito, non ho altro da aggiungere. Non chiedetemi ma ma l'euro, poi l'economia, eccetera, eccetera, eccetera. Non ne posso più, dico la verità, anche perché ormai l'euro è diventato l'untore di tutte le pesti, di tutti i mali del mondo, e dagli e dagli e dagli all'untore, imperversano ormai soprattutto in rete e non solo fiorfiori di economisti denoantri che sono poi i venditori di medicina, come i venditori di medicina nel Far West. Del resto il nuovo Far West è il web, e rieccoteli lì tutti i venditori di medicina che si sono trasformati addirittura in economisti. Non vado quindi al di là del limite che mi riguarda. Finisco semplicemente con due comunicazioni di servizio. Il privato mio, se non è politico almeno è pubblico. C'ho due cose. Una, chiaramente qualche cosa a me non sta bene di Potere al Popolo, è proprio sto nome. Scusate, ma io non riesco proprio, non dico in un periodo, in una frase, ad accostare due parole come potere e come quella di popolo, addirittura farle flirtare, cercare di farle innamorare tenendole vicino. No, per carità, perché penso che se il potere si innamora se il popolo, scusate, si innamora del potere, poi aspettiamoci Napoleone. Ecco, io penso che nel popolo, invece, e questo lo fa sovrano, esista quell'unico antidoto, l'unico antibiotico, l'unica penicillina in grado di debellare il virus letale del potere. Quindi è bene tenerli sempre e comunque lontani tra di loro, per il bene del popolo. L'altra comunicazione, aggiungo anche che questo chiaramente la carovana è partita in fretta e furia, eccetera, non c'è stato modo di vedere bene questa cosa, e magari questo Potere al Popolo può essere anche una sorta di immaginario che torna lontano agli anni 60, Black Panther, Malcolm X, la comunità, l'avanguardia della comunità afroamericana da allora. Ma quella stessa comunità nel corso del tempo ha poi rielaborato questo slogan, questo messaggio del Potere al Popolo, ed è diventato poi Fight the Power, cioè combatti il potere, vedi Public Enemy. Poi bisogna sempre tener conto che noi viviamo nelle periferie dell'impero, mentre invece quella comunità, quella cultura vive nel ventre della bestia, e quindi è una questione che va messa a confronto anche quando si tratta di immaginario. L'ultima comunicazione di servizio, poi veramente ho finito, finisce il lato B di questo video, mi riguarda personalmente, perché ho trovato il mio nome in questa lista di adesione al Potere al Popolo, in una lista che è un po' quella degli uomini, donne di cultura, intellettuali, eccetera, eccetera. Non, la mia non è una polemica, bene, io ho visto anche dei nomi, ho letto anche dei nomi, per carità, molti di questi che stanno sulla lista laverei anche i piedi tutti i venerdì sera, però non vorrei, ecco, io credo di essere un po' messo dall'altra parte. Chiaro che se ci fosse una lista dei giardinieri, dei panettieri, degli ortolani, allora io potrei essere messo lì, ma c'è sempre questa lista. Non vorrei che si creasse una sorta di fraintendimento e anche io venissi messo tra quella masnada di cosiddetti intellettuali di sinistra. Chi mi conosce sa benissimo qual è il disprezzo che io nutro profondamente, insomma, da tanto tempo nei confronti dei cosiddetti intellettuali di sinistra, anzi li reputo responsabili anche della creazione, del contributo che hanno dato alla creazione della cosiddetta sinistra delle buone maniere, quella sinistra che ha cercato in qualche modo non di educare, ma di domare il popolo come se il popolo fosse una sorta di bestia, e non solo, ma quella stessa sinistra delle buone maniere che è responsabile, che ha consegnato gran parte del mio popolo nelle mani dei fascismi. Tutto il mio lavoro io penso che sia stata una dimostrazione che il popolo è capace, attraverso anche una pratica, come posso dire, collettiva, di creare da solo la propria narrazione attraverso le sue storie. Quindi non ha bisogno assolutamente di questi ciambellani di corte o cosiddetti intellettuali di sinistra. Con questo io ho finito, poi noi ci vedremo
durante tutto il mese in giro su e giù per l'Italia, quindi avremo modo, in perso, come dicono gli americani, di continuare questa discussione. Che devo dire? Buon viaggio, è ora si riprende il cammino, quindi come, andiamo pure, perché l'ora è tarda e sopra di noi la notte scende. Quindi buon viaggio e buona fortuna. A presto sulla strada.